La prima uscita pubblica del candidato del Movimento 5 Stelle alla Regione Sardegna, Francesco De Sogus, va a toccare un punto tutt'altro che facile, quello della sanità. Qual è dal suo punto di vista lo stato dell'arte a oggi in Sardegna? Dunque, la sanità ricordiamoci che incide quasi su metà del bilancio regionale, quindi è un punto cruciale e fondamentale, ma soprattutto perché il diritto alla salute è uno dei diritti fondamentali del cittadino. Abbiamo notato in questi anni che l'approccio che ha avuto la maggioranza Pigliuru era quella di risolvere il deficit strutturale che ormai anno dopo anno stava crescendo con un modello che io dico ragionieristico, cioè legato più sui numeri che sulle aspettative da parte del cittadino. Questo cosa ha comportato? Ha comportato sia nei grandi centri urbani dove ci sono i grossi presidi ospedalieri, ma soprattutto nel territorio, quindi nelle zone interne e nelle zone più lontane dai centri urbani, a una riduzione delle disponibilità di servizi sanitari che sono anche, se vogliamo, fondamentali. In regione non ci sono candidati e consiglieri meglio del Movimento 5 Stelle. A Cagliari, capoluogo della Sardegna, invece sì, sono due. In questi anni di governo del centro-sinistra, anche a Cagliari, sulla sanità, appunto, l'attuale maggioranza guidata dal sindaco Massimo Ceda, che è anche candidato alla carica Sì. di presidente della Sardegna, ha comunque prodotto degli atti. Si è visto, c'è chi, meglio chi ha detto che ha visto, non troppa cattiveria politica da parte dei due rappresentanti grillini a Palazzo Bacchareda. Lei cosa ha da dire sul Ma punto? questo innanzitutto bisognerebbe chiederlo a loro, ai due candidati, ai due portavoce che ci sono insieme al Consiglio regionale, comunale, scusate. Io da cittadino, anche se adesso risiedo a Sesto, però comunque lavoro a Cagliari, ho notato che su certi temi spesso e volentieri c'è anche una sorta di dialogo, diciamo così, però ovviamente Zedda rimane sulle sue posizioni, mentre i due portavoce quando intervengono e fanno comunque mettono in evidenza certi problemi sono abbastanza puntuali. Le risposte si possono anche vedere, tipo questa ultima di San Giovanni di Dio. Il fatto che un recupero razionale della struttura, che come avete visto sta man mano spolpando dei servizi, viene spolpata man mano dei servizi che aveva sempre sulla politica di riduzione delle spese, no? Il trasferimento parte delle attività al Policlinico di Monserrato. Quindi era ovvio, cioè, ma di questa struttura cosa ne facciamo? La teniamo e per farci che cosa? E il dibattito era già aperto. È successo che poi, proprio in queste ore, a botta e risposta, Zedda, in accordo anche con l'università, ha fatto una proposta che poteva essere anche quella più logica, cioè di tenere comunque il presidio ospedaliero aperto per certo tipo di attività ambulatoriali o anche, diciamo così, terapeutiche. Siamo in campagna elettorale e le conferenze stampa di solito non danno certezza, la viviamo così. La sanità in Sardegna è un punto fondamentale, ma non l'unico. Alla pari c'è il lavoro. Lavoro, ne parlano sempre tutti da anni, lavoro, lavoro, lavoro. Il nostro modello, diciamo così, di sviluppo non è sicuramente basato sull'industria che conosciamo, visti i risultati che ha prodotto anche a livello ambientale, ed è un modello più tagliato, diciamo così, sulle capacità dell'uomo, quindi l'artigianato, riprendere anche un discorso sull'agricoltura di qualità, perché abbiamo migliaia di ettari ormai abbandonati. E creare proprio delle filiere produttive che portano prodotti di qualità. Ovviamente il prodotto di qualità bisogna esportarlo, se no il PIL non cresce e per far questo bisogna anche lavorare sulla continuità delle merci. A proposito di politica, De Sogus, come mai in Sardegna non è stato possibile creare l'alleanza M5S-Lega? Non è che sia stato impossibile, non è mai stata nella natura del Movimento 5 Stelle allearsi con qualcuno. Diciamo che a Roma si sono create delle situazioni, diciamo, di proporzioni, tra i numeri, per cui o si andava a governare o si ritornava al voto e si poteva entrare, diciamo così, un ciclo vizioso che si rivotava ogni 8 mesi senza avere una maggioranza. C'è stata, diciamo, un'assunzione di responsabilità da parte di due coalizioni, due forze di governo, che ha coinvolto anche il centro-sinistra, non dimentichiamolo, e alla fine sono arrivati a formalizzare un contratto
quindi non chiamavano alleanze. Si sono messi sul tavolo dei punti programmatici che alcuni potevano aderire a quello che poteva essere il programma della Lega, gli altri a quello del 5 Stelle e basta, e questo contratto si porta avanti su questi punti. Tutto ciò che è fuori contratto, come anche le cronache denunciano, sono sempre momenti di discussione e dibattito politico. Quelli invece, i punti che sono in contratto, vengono comunque portati in porto. In Sardegna è diverso, noi corriamo da soli, quindi non dobbiamo assolutamente preoccuparci di allearci con chi sia. La Lega è un nostro avversario politico e noi siamo una regione autonoma assoluto speciale, ricordiamocelo, quindi dobbiamo difendere i diritti sacrosanti, le aspettative dei sardi anche nel confronto dello Stato sociale, del Stato centrale. Questo vuol dire comunque che avendo una Movimento 5 Stelle a governare, e qui finisco, ovviamente abbiamo un canale di ascolto privilegiato che non è quello che potevano avere in analoghe situazioni passate maggioranze che avevano sia rappresentatività a Roma che a Cagliari, per capirci. Da noi prevale il buon senso, punto e basta. Lei, candidato alla carica di Presidente della Regione Sardegna, inizia oggi la sua campagna elettorale. Lei non è stato la prima scelta, ci sono state le votazioni, anche una parte del Movimento 5 Stelle comunque sì, ha dei mal di pancia. Questo per lei rappresenta un handicap da qui all'appuntamento con le urne a febbraio? Assolutamente no. Innanzitutto il fatto che ci sia della dialettica interna penso che sia normale in tutti i partiti, anzi è da lì che poi nella discussione nasce anche la soluzione, diciamo così, più condivisa. Quello che è successo sul candidato al governatore è mai cronaca, ma il fatto che io fino a 10 giorni fa non stessi neanche minimamente così preoccupato che oggi mi ritrovo qui a parlare con lei, la dice lunga, nel senso molto semplicemente non è che siamo tutti come possiamo dire uguali per assumere un certo ruolo. Se lo si fa in maniera responsabile. Ha scelto la base, la base ha scelto il mio nome, ma per pochi click, perché tutti parlano di click, e come vede niente, io sono qua a disposizione sia del programma del Movimento 5 Stelle, quindi dei cittadini, e sia anche di questo ruolo che adesso c'è un candidato del quale ha paura alla regione, se è da solina? Assolutamente no, perché la nostra posizione è il fatto che noi non apparteniamo a questa classe politica, cioè sono due candidati che hanno alle spalle una vita professionale politica abbastanza, diciamo così, nutrita, sostanziosa, per cui noi, niente, noi siamo proprio, come dice il nostro slogan, il vero cambiamento.